un'estate da dimenticare, incassi bassi, nessun film italiano in top 10. Spider-Man, Homecoming, guarda la video recensione, è l'unico film capace di superare i 100.000 euro d'incasso nel lunedì che apre l'ultima settimana della stagione 2016-2017, che resterà nella storia del cinema nostrano, ma per i motivi sbagliati, incassi bassi, nessun film italiano nella top 10. The War, il pianeta delle scimmie, guarda la video recensione, che ha finalmente superato i 2 milioni di euro, è sempre secondo con 86.000 euro e stacca prima di domani US Indianapolis, che galleggiano con circa 40.000 euro ciascuno. A metà classifica Transformers, l'ultimo cavaliere, guarda la video recensione, porta a casa circa 20.000 euro. Poi solo spiccioli per tutti, compreso Sava, il film russo che entra nella top 10 con circa 6.000 euro, tra 2.22, Il destino è già scritto, guarda la video recensione, Eclipse, che anche da noi ha confermato l'insuccesso patito in patria. Giovedì ultima uscita di stagione con Krazinigt, Festa col morto, con Scarlett Johansson, che negli USA non ha combinato un granché. Universal è il primo studio dell'anno a raggiungere i 4 miliardi di dollari in biglietti venduti al cinema. Grazie a franchise forti come Fast e Furious, Cattivissimo Me, Le sfumature e le sorprese Split e Scappa, Get Out, Universal, seconda negli USA, ha superato Disney a livello mondiale. Grazie anche alle performance ottenute in Cina, dove i suoi film vanno meglio rispetto a quelli Disney, e per Disney intendiamo anche Lucas, Marvel e Pixar. Nonostante il flop mondiale della Mummia, guarda la video recensione, unico vero passo falso, le cose sono andate bene per Universal, che ha come record personale i 5,9 miliardi di dollari portati a casa nel 2015 e poi superati dai 7,8 miliardi ottenuti da Disney l'anno scorso. A guardare il calendario delle release però, la sensazione è che anche quest'anno lo scettro del vincitore andrà alla casa di Topolino. Universal, fino alla fine dell'anno, ha solo L'Uomo di Neve e Pitch Perfect 3, mentre Disney deve ancora calare tre assi quali Thor, Ragnarok, che vale almeno mezzo miliardo, Coco, il nuovo Pixar, che dovrebbe ottenere almeno la stessa cifra e ovviamente Star Wars, Episodio 8 Gli ultimi Jedi che potrebbe superare i 2 miliardi di dollari da solo, considerando che sarà l'ultimo film in cui i fan potranno vedere l'amata principessa Leila.
it meno fonti Audiweb meno dati della giornata di lunedì 24 luglio 2017. Box Office Italia del 24 luglio 2017. Spider-Man, Homecoming, euro 121.765. The War, il pianeta delle scimmie, euro 86.623. Prima di domani, euro 46.884. Us Indianapolis, euro 39.974. Transformers, l'ultimo cavaliere, euro 20.572. Wish Upon, euro 7.515. 2.22, il destino è già scritto, euro 6.897. Black Butterfly, euro 4.615.